aggiornati sul mio canale. Ieri Juve Roma femminile è stato uno spot per il calcio femminile. Abbiamo dimostrato che il calcio femminile italiano può crescere e allo stadium c'erano 33.000 spettatori per la partita di calcio femminile. 33.000! Signori, dobbiamo far andare questa onda di calcio femminile sempre più avanti, perché dobbiamo dimostrare che può crescere anche il calcio femminile. E hanno giocato le due squadre che negli ultimi 7 anni hanno dominato, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia. Stiamo parlando di Juve Roma. Ma voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente, continuate a supportarci con mi piace, commento e iscrizione. Per voi è tutto grazie, ma per me è fondamentale, perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo, più portiamo contenuti, più portiamo format, ma soprattutto possiamo portare qualche ospite, perché come sapete a me il monologo non mi piace, a me piace avere un bel dibattito e poter davvero fare una discussione come si deve. Poi abbiamo anche un secondo canale, The Quante Fu Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. Abbiamo dei contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Prima di tutto voglio chiedere scusa a Brahim, a Canzi, a tutto il mondo della Juve femminile, perché io all'inizio stagione avevo parlato di ridimensionamento. Nel momento in cui la Juve decide di cedere giocatrici come Baranaccea, come la Gundersdotti, come Giulia Grosso, ho detto la Juve si sta ridimensionando. Invece mi sbagliavo. Invece la Juve stava buttando le basi per una rivoluzione che ancora non è finita. Ancora non è finita. Un gruppo di giocatrici esperte come Girelli, come Rosucci, come Gama, come la Bonense, più un gruppo di giocatrici giovani che hanno la fame di vincere, fra cui mettiamo Arianna Caruso, che ormai è la nostra colonna portante, capitan futuro della Juve, perché ricordiamo che la Caruso dopo Sara Gama è il capitano di questa Juve. Dimostrano che il progetto è ambizioso, dimostrano che è un progetto che può fare la differenza. Se nel primo tempo la Juve vinceva 4-0, nessuno poteva dire niente, perché c'è stato un dominio assoluto. Capisco che qualcuno si lamenta sul gol di Cantore, che ormai Cantore è una sentenza. Se c'è oggi una squadra, una ragazza che fa la differenza, che sposta gli equilibri nella Juve, è proprio Cantore. 6 gol stagionali, 3 in Champions e 3 in campionato. Fa il 2-0, ma il gol più bello secondo me è quello di Bonanzè, il primo. Cascarino fa un asset perfetto. Lo stop, quando Max Allegri diceva lo stop è tutto, se tu fai un buon stop al 90% è gol. Lo stop di Bonanzè è perfetto. Magari ogni tanto Vlaovic stoppava come la Bonanzè, che a questo aveva già 5-6 gol in più, però lo stop è perfetto, se la porta davanti gol 1-0, la chiude Cantore. Lì ci sono le lamentele delle giocatrici della Roma, dell'allenatore, che dicono che è fuori gioco della Girelli. Io non metto la mano sul fuoco che è fuori gioco, loro dicono di sì, 50-50, non c'è il VAR, se c'era il VAR se sapeva al 100%. Però una Juve tutto cuore e carattere, che metta le corde le campionesse in carica, le favorite numero uno a questa vittoria finale. Nel secondo tempo invece vediamo una Roma più aggressiva, una Roma che cerca di riaprire le partite, ma la Juve che sa difendere. L'unico errore che la squadra di Canzi ha fatto è stata quella di abbassarsi troppo per cercare il pareggio, per tenere il risultato. Come possiamo dire? Che in questo momento troppo presto si è messa a difendere il 2-0, troppo presto. E difendendoti troppo presto, dai le condizioni alla Roma di salire, di prendere campo, perché poi nel secondo tempo la Roma ha quasi giocato la porta sola, perché la Juve si difendeva. E possiamo dire che è stata anche fortunata? Sì, lo possiamo dire tranquillamente, perché sul calcio di punizione tirata da Manuela Giuliano, ricordiamo che Manuela Giuliano è l'unica giocatrice italiana nella storia che è entrata
nella top 30 del pallone d'oro. Poi ricordiamoci anche che dobbiamo essere onesti, che il pallone d'oro femminile c'è da, se non mi sbaglio, da 4 anni, non di più, perché forse qualcun'altra nel passato meritava davvero il pallone d'oro o giocatrice italiana, prende un palo. Quel palo è decisivo, perché per Romagna non riuscirebbe mai ad arrivare, perché è stata completamente spiazzata. È stata anche un po' fortunata, cose che lo scorso anno non era, non c'era, perché lo scorso anno la Juve è stata tanto tanto sfortunata, quest'anno anche un po' di fortuna, cosa che fa bene. La Roma, che poteva andare vicino al gol ancora con Linari, tu per tu con Parmignò, qui il portiere francese della Juve, è stato davvero davvero bravo a impedire al difensore centrale della Roma di segnare. Però prendiamo un gol stupido, un gol che era davvero evitabile, potevamo fare la frittata. L'ex di turno Ghigliona su una ribattuta, cioè il pallone ce l'aveva la Juve non lo riesce a spazzare via, addirittura mentre una giocatrice cerca di spazzare la butta su una compagna, il pallone arriva alla giocatrice della Roma che fa il gol del 2-1, una frittata che la Juve non meritava. Per fortuna è stata brava che non ha avuto paura dopo il 2-1 della Roma, negli ultimi 3 minuti ha saputo gestire bene la partita, ma una Juve che dà davvero tutto, ma soprattutto una Juve che ha vinto contro la Roma facendo turnover. Perché ricordiamo che ha fatto tanto turnover oggi. Qualcuno dirà, sì, a oggi in questa Juve non è nessun titolare, tutti importanti, nessuno indispensabile. E la cosa positiva è questa, che la Juve può cambiare pelle, può cambiare giocatrici, ma il suo spirito non cambia. E questa è una vittoria fondamentale che porta la Juve a punteggio pieno. Ricordiamo che la Juve a oggi ha 6 vittorie in campionato e 3 in Champions. E ha eliminato un certo Paris Saint-Germain che 2 anni fa si è giocato la finale di Champions contro il Barcellona. E allora, signori miei, non dico che la Juve vincerà lo scudetto, perché la strada è lunga, la Roma resta sempre la favorita numero uno, però quest'anno abbiamo gettato le basi per avere un futuro splendido di questa Juve. E io chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, perché avevo detto in anticipo che sarebbe stato un fallimento, sarebbe stato un ridimensionamento, invece, anzi, il Bigon e tutte le ragazze mi hanno fatto ricredere, ed è giusto così. Quando uno dice una cosa e sbaglia, da uomo è giusto dire di aver sbagliato e di chiedere scusa. Questa è una vittoria fondamentale che lancia la Juve al primo posto. Vediamo la classifica: la Juve a 18 punti, punteggio pieno, 20 gol fatti, 7 subiti. Al secondo posto la Fiorentina con 15. L'Inter al terzo posto con 14, e ricordiamo che domenica ci sarà Inter-Juve. Poi c'è Milan a 10 punti, a sorpresa la Roma, signori miei, la Roma è a 9 punti, la Roma che lo scorso anno aveva ucciso il campionato dopo 6 giornate, a 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, 11 gol fatti e 8 subiti, c'è la Lazio a 6 punti, il Como a 4, il Napoli a 4, Sampdoria a 2, e la delusione di questa stagione è il Sassuolo. Voi signori, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e già martedì ci sarà Juve Bayern Monaco di Champions, e sarà una partita davvero dura. In poche parole, la Juve in questo mese affronterà squadre sempre più forti. Iscrivetevi e supportate la Juve femminile. Ciao!